Giovanni. Era malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cospazzo di olio profumato al Signore, gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato. Grazie. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo giorno, di questo mondo. Ma se invece uno cammina di notte inciampa, perché gli manca la luce. Così parlò e poi soggiunse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, guarirà. Gesù parlava della morte di lui. Essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da noi. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarlo per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire al mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il Maestro è qui e ti chiama. Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posta? Gli risposero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: vedi come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore,
chiamando al cattivo odore, poiché da 4 giorni, gli disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolse dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché creda che tu mi hai mandato. E detto questo gridò a grande voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marco, alla vista di quello che egli aveva compiuto, credettero in lui. È parola del Signore. Gloria a te. Saluto, cari fratelli, e vi ringrazio per la vostra perseveranza, per la vostra preghiera, perché tutta l'opera comune, bisogna che ci aiutiamo, veniamo in chiesa per raggiungere questa comunione, questa fraternità, che dovrebbe essere sigillata la comunione col Signore. Dobbiamo aiutarci. Siamo prossimi alla Pasqua. La cosa più bella è pregare gli uni per gli altri, magari dimenticando se stessi. Dio è l'essere per gli altri. E più saremo noi per gli altri, più inviteremo Dio. Benvenuti e grazie. Siete qui a pregare. Questa sera abbiamo il Vangelo di Lazzaro. Non parlo della prima lettura e della seconda lettura perché abbiamo tentato così di intenderci ieri sera con molti, moltissimi di voi, dove si parlava del primo esodo storico, quello di carattere politico. Si parlava appunto dell'altro esodo, quello dello spirito, l'esodo, la liberazione dal male, dal peccato, perché se tu non ti liberi dentro non vale nessuna cosa la libertà esteriore. È l'uomo che va liberato tutto intero e soprattutto va liberato dalla morte. Ecco, e questo è il tema della terza lettura, che è quella del Vangelo. Il passaggio dalla morte alla vita, che poi è l'esodo riassuntivo, perfino la missione di Cristo, quando parla con Mosè, con Elia sul tavolo, viene espressa con il termine di esodo. Parlavano, dice, con Gesù dell'esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Ecco, questa resurrezione di Lazzaro di oggi come profezia della, anzi promessa e premessa per tutta la nostra resurrezione, è il compimento di ogni, e questo è il senso terminale della fede in Cristo, fine e riassunto di ogni speranza e di ogni lotta nella storia del mondo, come abbiamo cercato appunto ieri sera di capire. Storia come lotta contro ogni forma di morte, sia quotidiana, sia individuale, esistenziale, e contro la morte ultima, finale. San Paolo la chiama l'ultima nemica. E di questa
e carica quella pagina che abbiamo appena sentito, il messaggio della risurrezione di Dante. Una carica che è quasi schiacciante. Basti pensare, secondo il Vangelo di Giovanni, nell'economia di questo quarto Vangelo, è stata la risurrezione di Lazzaro a far decidere definitivamente il Sinedrio per mettere a morte il Cristo. Come dire, basta, bisogna ucciderlo, altrimenti tutta la gente crederà in lui e verranno, dice lui, verranno i romani e distruggeranno il tempio e la nazione. Deve proprio morire. Secondo il Vangelo di Giovanni, è stata la resurrezione di Lazzaro a scatenare, a provocare l'ultima sentenza di morte contro Cristo. Infatti, nel Vangelo è scritto, basta che, così, ho detto ieri sera, mai leggere la lettura staccata e astratta, il testo dentro il contesto. Infatti, subito dopo si dice, alcuni dei farisei, alcuni riferendo, andando dai farisei, riferito quello, loro quello che Gesù aveva fatto, la risurrezione di Lazzaro. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano, che facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se non lasciamo fare così, tutti crederanno in lui. E verranno i romani, distruggeranno il tempio e la nazione. Ma uno di loro, di nome Caifa, disse, voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che uno muoia per tutto il popolo e non perisca la nazione. E così decise di mettere a morte il Cristo. Vedete com'è? Vita e morte, notate, vita e morte che si intrecciano. Lui viene a portare la vita e gli altri pensano di uccidere. E da notare ancora, questa decisione è presa dai sommi sacerdoti, cioè da quelli che dovrebbero credere. Decidono per la morte. Come se non si è risuscitato un morto. Eppure la cecità è imprevedibile. Che mistero è la fede. E come è difficile credere. Davanti a una resurrezione decidono per la morte di chi? La risorta. Nei Vangeli. Per Giovanni, dunque, l'evento della risurrezione di Lazzaro è l'evento che decide tutta la storia, sia di Israele sia di Cristo, sia della sinagoga, qui è lo spartiacque. Se credi o non credi nella resurrezione. Chissà se si crede. E questo è l'evento che decide in tutti i sensi. È forse una delle pagine più cariche di teologia. Il quadro è complessissimo. Ma basterà, non tanto perché non possiamo naturalmente, anche con la distensione che abbiamo il venerdì, perché abbiamo più disponibilità, più tempo, eccetera, ma basterà solo che facciamo un cammino insieme dentro la stessa pagina. Proprio camminiamo insieme, è una pagina dove bisogna passeggiare. E anzi, trovate, dopo il preambolo,
trovate cinque momenti che sono decisivi e sono come cinque passi che dobbiamo fare per noi. Nel preambolo è un uomo è malato. E anzi è malato di malattia mortale. E quest'uomo è amico di Gesù, anzi è il più caro degli amici. Tanto che Gesù scoppierà in pianto sulla sua tomba. È un anno. Notate, questo è molto importante. Primo momento, Gesù apre un dialogo con i discepoli. E il dialogo è sulla malattia. E dice che la malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio. Perché Dio venga glorificato. Che strana concezione. Andate bene, eh? Perché poi è questo il testo in cui dobbiamo credere. Ecco il primo momento. Secondo momento è il dialogo sulla missione di Cristo. Cristo che sta tardi, quasi due giorni, andare, non andare, intervenire, non intervenire. Gli stessi discepoli dicono, ma guarda, in Giudea hanno appena tentato di lapidare. Là pensano di ucciderti. E Gesù che risponde tre cose a questa osservazione di scelta. Tre cose. Quasi così in contraddizione appare. Una dice, richiama il suo destino. Attraverso il ricorso alle gorre, il giorno a 12 ore. E chi cammina nel giorno cammina nella luce. Se tu cammini di notte in ciampo. Dice, quello che lì è fissato è fissato. L'altro è, mi senti dice, Lazzaro si è addormentato. Tanto che gli diceva, ma se si è addormentato, si sveglierà. Oh, Lazzaro è morto, andiamo. Cerca di cambiare il nome alla morte. E spesso nel Vangelo, la fanciulla non è morta, ma dorme. Terza cosa. Tutto questo lo dice affinché gli discepoli capiscano. Capiscano soprattutto che la missione va portata fino in fondo. Andiamo. Tanto che il discepolo di Dimo e Tommaso, che poi andiamo anche noi a morire con lui. La missione va portata. E questo è nel secondo momento. Nel terzo momento, una volta presa la decisione di andare, abbiamo il dialogo con Marta. Il dialogo con ed è il dialogo sulla fede. La fede di Israele e la fede proposta da Cristo. Ed è in quel momento. E se volete, dare a questo momento è la confessione da parte di Cristo della sua divinità. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me anche se è morto vivo. È la divinità. Ed è il quarto momento, sempre dalla stessa parte, basta camminare così insieme, vedete da voi. Abbiamo l'incontro con Maria. E con Maria abbiamo l'affermazione dell'umanità. Tanto che ripetutamente si dice, ecco che Cristo si commosse profondamente. Anzi, si dice ancora che pianse, si turbò
Premetto. Davanti alla tomba, si dice proprio esattamente, scoppiò in piano. Guardate. Il quinto momento. Abbiamo Cristo che prega, Padre. La preghiera è di una serenità, di un abbandono, di una fiducia totale, come di intesa totale tra lui e Dio e il Padre. Padre, io sapevo. Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato, da come un fatto compiuto. Io sapevo che sempre mi dai. Ma l'ho detto per la gente, perché credo. Allora, vedete, abbiamo l'inizio del Vangelo di oggi, la condizione umana, la condizione dell'uomo malato, anzi, soggetto alla morte. Seconda, abbiamo la fede di Israele, che non basta. Deve essere completata dalla fede in Cristo. Abbiamo la divinità di Cristo e l'umanità. Infine la risurrezione, il compimento dell'opera di Dio, la vittoria sulla morte, la sconfitta della morte. Questa è la traiettoria, questo è il cammino di tutto Israele, è il cammino di tutta l'umanità. È il fine stesso della storia, è il cammino, il termine ultimo della nostra fede. Ma non posso naturalmente fermarmi su questi spazi, queste. Voglio finire con le ultime parole, è appena un richiamo, permettete, perché mi interessa moltissimo, perché per me la fede attraverso la morte è l'unico spazio di fede. È lì. La fede che deve attraversare la morte. Anzi, io vorrei togliere il termine di morte. Infatti, il Vangelo dice, non è morto, ma dorme. Notate, interviene nel quarto giorno. Sembrava che Cristo non volesse andare, perché nel quarto giorno era quattrindumale, e lo dice, il Signore manda già cattivo odore, e da 4 giorni. Perché? Perché nella mentalità ebraica si concedeva al defunto, non vorrei mai dire morto, perché non è contrapposto al vivo, il morto, lo vedremo subito, perché bisogna che cambiamo mentalità. La fede deve attraversare quel tunnel della morte. Questa è fede. Se no non comprendiamo niente. La nostra è una fede illusoria, ingannevole. Perché il quarto giorno? Perché nella mentalità ebraica, vedete come la sconfigge, come la smonta da Giordano. Per questo che concedendo alla mentalità ebraica 3 giorni, al quarto giorno cominciava a diventare polvere. È proprio Cristo che parla al morto al quarto giorno, riunisce la polvere e la rimette in piedi, come Dio con la polvere di Adamo, come Mosè con la polvere del popolo nel deserto. Riunisce la polvere, la cenere, e rianima la cenere, come il vento in piedi che scatenava sul mare e lo asciugava, questo impeto della vita. Questo è la. Permettetemi, difatti, dopo tutto, l'ultimo dialogo, sapete qual è? Non è neanche il dialogo con i discepoli, non è il dialogo con Marta, non è il dialogo con Maria. Il
è il dialogo col morto. Cristo parla al morto e dice: Lazzaro, vieni fuori. È al morto che parla. Ecco la perforazione del muro. E il morto ode, e il morto sente, e il morto esce. Il morto è vivo e sente e ora. Questa è la fede. E mi fa venire il brivido pensare. Capite, fratelli? Che grazia di pace. Poi dice anche, e coinvolge tutti, davanti a tutti. Per me è il morto che esce. Dice con le bende, con il volto coperto sull'aria, adesso scioglietelo e lasciatelo andare. Ma sì, ci rende partecipe del miracolo e della vita, che ricorda attori anche noi. Se abbiamo fede, non già spaventati che gente che fugge, scioglietelo voi stessi e lasciatelo andare. Questo è il senso del messaggio di questa pagina. Ecco perché lo chiamo ultimo riassuntivo di Pigliese. Cosa volete che sia un esodo per buttare giù un tiranno? Cosa volete che sia un altro... Questa è la lotta ultima, la vittoria finale, uscire dalla morte alla vita, che poi è una realizzazione continua. Tanto perché ancora Giovanni dirà in una sua lettera: noi passiamo da morte a vita perché crediamo e amiamo. Fratelli, questa è l'apertura sulla massa. Infatti, sabato prossimo concluderemo e poi quello che è deciso è deciso. È la giornata che ha 12 ore, chi cammina nelle 12 ore cammina nella luce, altrimenti verrà la notte in cui ognuno inciampa e cade. Tanti auguri e grazie. Grazie.